Sì, innanzitutto vorrei difendere un po' quello che è stato attaccato, cioè lo staff medico, perché mi sento in dovere di fare questo. Noi abbiamo uno staff medico all'altezza che fa il suo compito ogni giorno con grande passione e dispiace quando un membro della mia squadra, di questa squadra, viene attaccato senza senso, perché non ha senso. Cioè, voglio dire, noi quest'anno abbiamo avuto la maggior parte degli infortuni sono dovuti a o traumi o a livello muscolare di giocatori che hanno sempre avuto problemi. Vedi Campagnaro, vedi Coda e vedi anche Bybek. Bybek stava benissimo. La partita in cui lo staff mi ha detto non metterlo in campo perché rischia era quella precedente. Poi Bybek ha fatto una settimana di pieno lavoro, 1.000 scatti al giorno e non ha mai avuto niente. Poi se entra in campo e dopo 2 minuti si fa male e clinicamente lui stava benissimo e atleticamente ha fatto tutti gli allenamenti, quello non puoi preventivarlo. Quindi su questo credo che lo staff medico non abbia assolutamente nessun tipo di colpa. E gli altri, come vi ho detto, sono tutti o gente che comunque ragazzi che soffrono e hanno sempre avuto problemi muscolari dovuti a vecchi infortuni, vedi Campagnaro, vedi Coda, ma per il resto diciamo che si è trattata anche di tanta sfortuna, perché quando tu perdi Jommer per un contrasto di gioco per 2 mesi e si rompe il pene, non c'è lo staff medico che può fare. E lo staff medico e lo staff atletico lo stesso l'anno scorso ed è lo stesso che l'anno scorso in questa squadra abbiamo avuto, se non i soliti, pochissimi infortuni. Quindi ci sono anni in cui purtroppo le cose vanno non per il verso giusto. E tutto qui. Niente, Bybek evidentemente è fragile muscolarmente. Bisogna cercare di andare un pochino più a fondo. L'anno scorso non ha avuto problemi di tipo muscolare, ha avuto altri tipi di problemi e quest'anno sta avendo problemi di tipo muscolare. Andremo a fondo a questa vicenda per cercare di aiutare anche il ragazzo a migliorarsi sotto questo punto di vista. In soffitta non si mette nulla, è ovvio che da ogni partita e in ogni momento si fanno delle considerazioni. E l'allenatore cerca di fare il meglio possibile, pur sapendo che anche l'allenatore può sbagliare, cioè nel senso che si fanno delle valutazioni, poi ogni partita ha un andamento particolare. A me non piace parlare di squadra che ha un atteggiamento già da retrocessa o che si deve salvare, non è questo. È che purtroppo nel calcio non giochi da solo, non fai l'11 contro 0, ma fai l'11 contro 11. E questo presuppone il fatto che a volte ti trovi davanti a una squadra che ti può mettere in difficoltà. Il nostro problema nel primo tempo è stato semplicemente che la Roma ci ha messo in difficoltà perché abbiamo preparato la partita in un determinato modo, pensando che la Roma facesse determinate cose, e in quella partita ha fatto cose diverse che ci hanno semplicemente messo in difficoltà. Se vogliamo scendere nei particolari, noi chiedevamo. Sì, no, ma io sto spiegando con grande serenità, sto spiegando tecnicamente, poi chi vuole capire capisca, nel senso che se vogliamo scendere nel particolare, ad esempio tecnico, avevo chiesto a Gas, ai centrocampisti di scalare molto in avanti e di uscire con uno dei centrali sul Nainggolan, e si verificava nel primo tempo che non c'era solo Nainggolan tra le linee, ma Salah si accentrava molto anche lui tra le linee e non riuscivamo a uscire in due, e loro trovavano sempre la giocata. Alzavano molti terzini e ci costringevano con le mezz'ali a non uscire più in avanti, ma ad aprire sulla fascia per contenere la loro spinta, e quindi siamo andati molto in difficoltà. Poi dopo 20 minuti è successo che abbiamo cambiato modulo in corsa. Siamo passati dal 5-3-2 al 4-1-4-1 ed è cambiato tutto. È cambiato tutto perché in campo eravamo messi meglio e riuscivamo a fare delle scalate migliori. Nel secondo tempo c'è stata una reazione della squadra che ha reagito, che ha voluto dimostrare che
che non molla mai, che quando molla, tra virgolette molla, che quando è in difficoltà si può andare in difficoltà, e non è che la reazione non c'è perché non ci vuole essere, perché probabilmente a volte l'avversario non ti consente neanche di reagire, come è successo a Torino. Invece a Roma c'è stata la reazione perché siamo stati bravi, perché la Roma è calata, perché mentalmente magari ha mollato un pochino, per tutti i motivi che vuoi, ma la reazione c'è stata. In un motivo o nell'altro, in un modo o nell'altro, la reazione c'è stata, e questo è l'importante. Poi purtroppo i punti non sono arrivati, e quindi quello che resta è il nulla. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che, siccome il secondo tempo è stato ottimo, la partita col Cagliari sarà più facile e quindi abbordabile. Sarà una partita completamente diversa. Dobbiamo avere però quella cattiveria agonistica, quel furore agonistico che abbiamo avuto nel secondo tempo. Ma no, ma non si può dire, guarda, manca tantissimo, manca, il campionato è ancora lunghissimo, può succedere qualsiasi cosa, può succedere che a volte avremo bisogno anche di fare questo, perché l'avversario magari ti può mettere in difficoltà perché ha determinate caratteristiche, quindi non dico questo. Sicuramente anche in corso, durante le partite, potrà tornare molto utile. Perché l'abbiamo fatto tante volte, anche l'anno scorso l'abbiamo fatto, quello non è un problema, però resta il fatto che noi abbiamo una nostra identità, e prima di abituarsi ad un modulo nuovo, c'è la differenza qual è? Che tu fai un determinato tipo di gioco da 2 anni, e quando fai quel tipo di gioco i ragazzi non pensano a quello che devono fare, perché gli viene spontaneo, perché lo fanno da 2 anni. Quando tu cambi, magari si preoccupano più di pensare a quello che devi fare in base a come sei messo in campo, più che essere spensierato di giocare. Questo è quello che penso io, poi magari mi sbaglio. E quindi è sintomatico il fatto che noi così, con questo tipo di gioco, ci esprimiamo bene, giochiamo bene, perché siamo abituati a farlo. È ovvio che per fare questo devi migliorare sotto quei punti di vista che ho elencato scorsa settimana. In una squadra come la nostra c'è bisogno di tutti, di tutta la rosa a disposizione, perché chi va in campo, chi è andato in campo ha sempre dato tutto, però la possibilità di poter scegliere in mezzo a 25 giocatori è diverso che poterne scegliere in mezzo a 13-14, e quindi è molto meglio averli tutti a disposizione, perché non siamo una grande squadra dove se manca uno che vale 20 milioni ne metti un altro da 15. Abbiamo tanti bravi giocatori, ma è meglio sempre averli tutti per poter scegliere. Manai non è un caso. Manai è considerato come un ragazzo della primavera che viene in prima squadra e si deve comportare bene, perché a 19 anni non ha fatto nulla nel calcio e deve mangiarsi l'erba quando entra in campo, tutto qua. Quindi se sbaglia lo riprendo, come riprendo qualsiasi altro ragazzo, come è successo quest'anno. Poi il caso ha voluto che è uscito tutto fuori giusto così per far polemica, ma non c'è nessun tipo di polemica. Se il ragazzo si comporta bene, per me non c'è nessun tipo di problema. L'importante è che si comporta bene nei confronti del gruppo e abbia rispetto di tutti. E quindi non c'è nessun caso Manai. Già siamo pochi. Se pensiamo di mettere in campo tutti quelli che hanno giocato la scorsa settimana e che dovranno giocare la prossima settimana, andremo sicuramente in difficoltà. Quindi spazio anche a molti ragazzi che hanno giocato di meno. Anche Muric, sì, che avranno una possibilità, e queste sono le possibilità che poi in cui si deve dimostrare, oltre che parlare prima e dire che si vuol giocare. Domani c'è una possibilità, ce l'avranno soprattutto quelli che hanno giocato di meno, e lì dovranno dimostrare, senza gli alibi. In chiave mercato, allora, adesso non è il momento di parlare di mercato, ci sono una serie di partite fondamentali per noi, dove dobbiamo lottare con tutto il nostro orgoglio, con tutta la nostra forza, nonostante tutte le difficoltà, per fare il meglio possibile. Poi, quando arriverà gennaio, faremo le nostre valutazioni, che abbiamo già iniziato a fare.
e vedremo. Ma adesso non ha senso, adesso questi sono i ragazzi, noi siamo contentissimi di questi ragazzi, dobbiamo dare la massima fiducia a questi ragazzi e crediamo che questi ragazzi ci porteranno fuori da questo impasse momentaneo. Con la forza di questi ragazzi, la forza mentale, con la passione che mettono ogni giorno in allenamento, poi possono giocare male, possono giocare bene, questo succede da tutte le parti, ma quello che voglio vedere io è la voglia, la convinzione di poter fare qualcosa di importante, e loro ce l'hanno. Mister, a che quota punti sarebbe soddisfatto di girare? Non vi darò mai più un numero a voi, perché voi li usate questi numeri dopo, quando li usate contro, quindi io non darò più, dobbiamo fare il meglio possibile. A che cosa vi riferisce questo? Qual è il numero che è stato usato quando al 10 della campagna acquisti? Ad esempio, me l'avete storto e poi lo tirate fuori. Quando io vi dicevo, io non do un voto alla campagna acquisti, la campagna acquisti è sempre un punto interrogativo, e allora io vi dice... Sì. Il meglio che potevamo fare. Io ho sempre detto, e in quelle domande io vi ho sempre risposto, non lo voglio dare il voto, perché il voto si dà alla fine, tu puoi comprare pure 20 giocatori, 20 fenomeni, ma se poi fanno male in campo hai sbagliato la campagna acquisti. Quindi io il voto non lo voglio dare, all'ennesima domanda, ma dallo, ho detto 10 perché io mi fido dei miei giocatori, e poi torna come un boomerang, allora io non vi darò mai più un numero. Il meglio possibile, così il meglio possibile voi non lo potete usare, perché se sarà 12 per me era 12, se sarà 17 sarà il 17, quindi voglio essere più furbo di voi adesso.